Oggi parliamo di sostenibilità e poi anche un po' di food service. Sostenibilità, secondo noi, è il futuro dell'agricoltura, in quanto permette di coniugare un'attenzione per l'ambiente con anche una capacità produttiva che rende il tutto sostenibile non solo per l'ambiente, ma anche economicamente. Un anno fa abbiamo presentato due nuovi prodotti, uno da contorni e uno da risotti. Adesso stiamo procedendo e andiamo avanti e ci concentreremo su due varietà rustiche che sono sostenibili, quindi uniamo alla sostenibilità una lavorazione particolare, uno da risotti e uno da insalate e contorni. Questo per noi è un primo passo, i volumi per quest'anno sono superiori all'anno precedente e continueranno a crescere nel tempo. Speriamo in un futuro in cui, non azzardo magari dire tutto, però il più possibile possa essere sostenibile. Food Service per noi ha una funzione molto importante, ci dà il contatto diretto con gli chef e quindi impariamo molto dalle loro esigenze. È un percorso che abbiamo intrapreso diversi anni fa e che continua a crescere. La chiave del food service è andare a presentare tutto quello che voi avete assaggiato oggi, che sono piatti un po' particolari, ricette un po' particolari, dolci di riso, contorni che si possono fare con risi particolari, il venere per esempio, il rosso, mix di cereali, per portare fantasia e frizzantezza all'interno del menù.